inoltre intorno a marzo c'è una mostra interessante di artisti a Montichiari presso la sala civica della Proloco. È stata inaugurata sabato scorso e rimarrà fino al 21. Ecco, e qui sono anche esposti i vincitori del primo concorso di pittura di Garda Notizie. Qui con noi abbiamo Luigi Del Pozzo, che è il titolare di Garda Notizie, il giornalista nostro amico, che appunto ci illustra un po' il significato di questa mostra. Luigi? Ringraziamo il direttore di GM per la precisione, che è il missile dell'Ario di Garda. È nato un anno e qualche mese fa, al 1 gennaio del 2009. Il giornale è ovviamente, come tutti, abbiamo voluto realizzare qualcosa che potesse dare spazio alle realtà gardesane e delle zone limitrofi. E abbiamo pensato a un concorso di pittura, soprattutto per far sì che i pittori del lago di Garda, ma non solo il lago di Garda, perché intendiamo il lago di Garda e anche i paesi dell'Interland, potessero conoscerci, incontrarsi e soprattutto proporre delle loro opere d'arte. Noi abbiamo titolato la mostra, questo primo bando di concorso era titolato Ali e Vele sul Garda. E non abbiamo fatto nessuna pubblicità perché si doveva essere autogestita ovviamente dal nostro giornale. Sono arrivate 16 adesioni di altrettanti pittori, i quali potevano partecipare con due opere ciascuno. Le opere esposte sono 24, alle quali sono aggiunte alcune opere di artisti fuori concorso, come Tullio Ferro, Cenzat, che ha voluto fare una grande opera fuori concorso, e avendo avuto l'opportunità di conoscere Aldo Sfaccincani, che era anche presidente onorario di questo concorso, assieme al papà di Lupo Alberto, che ci ha fatto il quadro per l'invito a visitare la mostra. Faccincani ha voluto essere presente anche con delle sue opere, ovviamente fuori concorso. Le abbiamo esposte nell'altra stanza. E quindi ci ha dato sia degli oli e anche delle serigrafie. Sappiamo che Faccincani è famoso per le sue serigrafie. Sono questi splendidi cavalli, questo olio freschissimo. E le maschere del Carnevale di Venezia, credo che questa sia la prima volta che queste opere vengono messe in mostra. Sono 105, lui ha fatto 150 opere per tipo, ovviamente non uguali sul tema, cavalli e maschere di Venezia. E qui a Montichiari ho voluto essere presente e visto la forte amicizia che abbiamo avuto, che si è stato fatto, aggiungendo alle migliori che già erano presenti a Castiglione nella mostra della scorsa Castiglione, con queste opere. Ovviamente non si può che Faccincani ama dipingere i panorami. Questo è Cezanne, che è un artista, posso dire tra virgolette, pazzo di Peschiera, perché questo quadro, ragazzi, l'ha realizzato a Peschiera dalle 12 alle 2 di notte, eravamo presenti, l'abbiamo anche documentato mentre lo stava dipingendo sulla piazza di Peschiera. Il sindaco Chincarini ci odia ancora perché ha spaccato tutto l'asfalto. Alchimista, l'ha fatto in due ore. Qualificata, che era la giuria. Il giudizio quando è avvenuto? Il giudizio è stato fatto nell'occasione della fiera di Donato, perché il concorso è di gennaio. In un giorno e mezzo per a Donato sono passate più di 700 persone con 300 schede. E hanno votato. 300 schede votate. La scheda veniva data uno per famiglia, quindi fare il doppio di 300 schede è facile. Il vincitore in assoluto con la giuria qualificata è stato questo quadro di Tancredi, conosciutissimo artista del Lago di Garda. Ascolta, il prossimo concorso GN l'anno prossimo il bando sarà sul tema Castelli e Rocche del Lago di Garda, sì? E dintorni, e i termini di consegna saranno per ottobre 2010. Ecco, per cui
e poi ci i nostri, diciamo così, lettori e ascoltatori possono già mettersi in pista, insomma, esatto. Anche per chi vuole partecipare. Può interessarsi. Si mette in contatto con GN oppure anche guardando il sito di gardanotizie.it. Esatto, ecco, c'è la possibilità di iscriversi. Bene. Posso concludere, bellissimo è stato anche questo quadro che è arrivato, stato classificato. Questo gioco di vela. Questo di chi è l'autore? Un ragazzo di Renato, Mimini Elena. Mimini Elena. Bello, molto bello questo, potrebbe essere un bel manifesto questo di qualcosa. L'appuntamento per l'anno prossimo, sempre diciamo così, che poi verrà presentato sempre in occasione della festa di Renato. Sì, Renato ci ha dato il patrocinio, abbiamo avuto, ecco, mi piace ricordarlo, il patrocinio della comunità del Garda, che subito la nostra richiesta ha aderito, e soprattutto voglio ringraziare sia la Proloco di Castiglione d'Estabiere che ha ospitato la prima uscita, sia il comune di Montichiari attraverso il sindaco che è stato con noi, che hanno dato il patrocinio per questo.